quinte da lupo cardente, qui se ne antico palco quinte da lupo cardente, e si va con palla. Facciti vita avanti e trasiti una alla volta, come si ballo gira e vi chiamano la rosa, come si ballo gira e vi chiamano la rosa. Buonasera, siamo pronti per la sesta edizione Sagra do Pepechino. Parliamo con il presidente Angelo, buonasera. Buonasera a lei, a tutti voi, anche quest'anno, questa è la sesta edizione, ci ritroviamo qua, questo ben di Dio, dopo due giorni di dura fatica, e ringraziamo soprattutto le donne perché è tutta opera loro, questo ben di Dio è tutta opera loro, e niente, ora la fila si sta formando, e speriamo che come ogni anno l'esito di questa sagra abbia un lieto fine alla fine. Risultati come tutti gli anni, insomma. Risultati come tutti gli anni. Sì, sì, molto eccellenti, quindi speriamo che anche quest'anno vada bene, dai, anche perché è divertimento, ci divertiamo ogni anno e speriamo che anche quest'anno vada tutto bene. Dai, va bene. È quello, la cosa principale è il divertimento. E spero che le persone che sono qua si divertano comunque. Bene, c'è anche la buona musica, i Namaste, quindi. Sì, adesso c'è un altro gruppetto, alle 10 inizieranno a suonare i Namaste e piano piano proseguiremo con tutto il resto. Ok, grazie presidente. A voi. Vediamo qualche donna, se riusciamo a far parlare. Ecco, che ben di Dio che avete preparato, complimenti. Grazie, abbiamo lavorato fino a stamattina alle 7, abbiamo fritto 3.000 pepechini da ieri mattina che lavoriamo, quindi le previsioni sono almeno 3.000 persone. 1.500 perché mettiamo due. Sono due matematica. Diciamo che la gente si diverte stasera, che mangia bene, che sta bene insieme a noi. Complimenti per il lavoro che fate. Grazie a voi per la disponibilità e la presenza. Grazie. Vediamo Patrizia, eccola qua. Patrizia, cosa ha fatto Patrizia? Io non ho fatto quasi nulla, il ringraziamento va a loro perché io sono stata, come tu ben sai, impegnata nella preparazione della notte bianca che è stata ieri, per cui ho fatto poco, ma il gruppo di Musa va avanti ed è bello proprio per questo, chi può fa nelle varie occasioni, quindi si prevede come il primo anno, questo è il sesto, tanta gente, quindi perché già la fila è pronta, prevede tanta gente. Però c'è anche da considerare che oggi in concomitanza ci sono altre tre sagre in giro, quindi insomma noi siamo contenti perché loro, io ho fatto quasi nulla quest'anno, loro hanno lavorato tanto per preparare tutto questo, quindi più gente viene più soddisfazione abbiamo. Qua c'è la buona musica, insomma il buon cibo, dai. Questa è una sagra che è partita bene dal primo anno, Filippo, e io credo che andrà bene così perché manteniamo le abitudini, è una sagra gratuita, per cui già questo ogni anno facciamo uno sforzo in più, ma la continuiamo a tenere gratuita. Complimenti per quello che fate. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Da dove venite? Dalla Valle d'Aosta. Valle d'Aosta. Questa è la sesta edizione. Lei quante ne ha fatte? Tutte. Tutte? Come? Quasi tutte. Quasi tutte lei. Anche lei dalla Valle d'Aosta? Sì. Quindi voglio dire, se siete venuti tutti gli anni è perché, voglio dire, complimenti a quelli che organizzano. Sì, ci siamo trovati bene, sì, certo. Quindi anche quest'anno, prima mangiare, poi c'è la musica, insomma, buon divertimento. Sì, certo. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Buonasera,
sono 4 anni che vengo a questa sagra, una cosa troppo bella per noi turisti, e vedere una cosa caratteristica così è una cosa troppo bella. Da dove viene lei? Da Milano. Milano? Sì. Quindi 4 anni? Sì, ogni 4 anni che vengo qui. Grazie, non perde il turno. Vediamo se riusciamo. Buonasera. Buonasera. Questa è la sesta sagra, lei le ha fatte tutte? Sì, senz'altro, complimenti, una bella serata e auguriamo che tutto... Le ha fatte tutte quindi? Sì, grazie. Bene, complimenti. Vediamo, buonasera. Buonasera, questa... sto chiedendo un po' a tutti, la sesta sagra, le ha fatte tutte? No, la seconda è per me questa, ed è stata bellissima, una bella esperienza. Ogni anno sempre di più, sempre meglio. Sempre di più, molto bella. Grazie. Allora, buonasera, da dove vieni? Buonasera. Da dove viene? Da Aosta. Aosta, la Valle d'Aosta questa sera è qua, presente. Certo. Questa è la sesta sagra, lei quante ne ha fatte? Quante ne ha fatte di sagra? Tre, quindi va bene. Facciamo i complimenti a chi organizza. Certo. Grazie. Buonasera. Da dove venite? Dalla Francia. Da? Dalla Francia. Ah, Francia! Quante volte è venuta in questa sagra? È la prima volta. La prima? Vedrà che sarà contenta. Ok, grazie. Grazie a lei. Ciao. Come va? Bene. Da dove vieni? Arcore. Ah, bello. Quante sagre hai fatto sino adesso? È la prima? Sì, sono arrivato l'altro ieri. Ah, l'altro ieri. Ma qui a Musa è la prima volta? No, già gli altri anni sono venuto. Hai venuto? Sei venuto? 6 anni? Sì, 3 anni sono venuto. 3 anni. Ciao, grazie. Buonasera signori. Buonasera. Da dove venite? Da Roma. Da Roma? È la prima volta? Sì. Brava, vedrai che sarà contenta. Ok, va bene. Signora, mi deve dire, a Roma ci sono i pipichini? No. Quindi questa per lei... Non li conosco. Vedrà che stasera sarà contenta. Ok, grazie. Grazie a lei. Buonasera signora. Buonasera. Da dove viene? Brescia. Ecco, la faccio pure a lei la domanda. A Brescia ci sono i pipichini? Assolutamente no. Quindi questa per lei è la prima volta, la sagra. Grazie. Si fa catte lume un po' cartenti. Si d'acqua di lumare, vedi uscire, sulle lacrime me. Sulle lacrime me, giù mare correnti. Ciao collega! Buonasera collega! Buonasera! A Cuba ci sono i pipichini? No, assolutamente. A Cuba ci sono altre primizie, ma non i pipichini. Pipichini? Sono buonissimi. L'anno scorso non sono riuscito a mangiare perché sono arrivata qua piena. Ma questo anno ho detto no. Guarda. Questo anno, guarda. E poi lo mangio adesso presto perché poi smaltisco le calorie qua ballando tarantelle. Ballando, perché si balla. Tu sai, la unica cubana nella zona che va alla tarantella. Bene, buona cena. Grazie a voi della intervista. Allora, siamo a Piazza Musa, qui prima della sesta edizione Sagra Tupi Pichino. Siamo con un gruppo di ragazzi giovanissimi, emergenti, gruppo rap, che questa sera apriranno la serata della sesta edizione. Allora, partiamo da lui.
Va bene, intanto il tuo nome? Giuseppe. Giuseppe, allora, siete pronti per iniziare, per aprire questa serata? Parliamo un po' di voi, ecco, come sta nascendo questo gruppo? Come vi è venuta in mente questa idea? Per la stessa passione per la musica. Un giorno ci siamo riuniti, allora già avevamo la stessa passione, abbiamo deciso perché non formiamo un gruppo, dato che in zona non c'è nessuno che rappresenta questo genere, allora abbiamo deciso di cimentarci noi in questa avventura. Quindi solo musica rap? Sì. Solo quello, insomma. Oh, vi piace in generale la musica? La musica è normale che ci piace in generale, però il genere è quello. Ecco. Giuseppe, tu da dove vieni? Palizzi Marina. Palizzi. Andiamo avanti, il tuo nome? Davide. Davide, allora, la stessa cosa chiedo un po' anche a te, vi è venuta in mente, è un'idea particolare? Ma è stata una cosa all'inizio messa così a caso. Tanto poi, per gioco, tanto insomma. Tanto per gioco, esattamente. Poi abbiamo cercato di rendere un po' più professionale questa cosa. Adesso cerchiamo di andare avanti. So che state facendo delle serate, no? Nei locali, insomma. Ecco, i ragazzi, soprattutto i giovani, vi seguono. Ma per adesso sì, cominciamo ad ampliarci adesso, non siamo molto conosciuti, però stiamo provando. Partite così, con umiltà, insomma, la testa sulle spalle. La testa sulle spalle, esattamente, non ci montiamo la testa per nulla. E poi vediamo, man mano che... man mano che la strada vi porta, e io ve lo auguro comunque, ragazzi, è un grande successo. Andiamo avanti. Carmelo Foti, tu sei, io non ti ho chiesto di dove sei. Io sono di Reggio Calabria. Reggio Calabria. Io Rogudi Nuovo. Rogudi, Melito, insomma. E allora, Carmelo, questa idea bellissima che vi è venuta, cioè avete in mente adesso, piano piano, senza naturalmente montarsi la testa, poi progetti per il futuro? Speriamo che vada come pensiamo. Noi per ora stiamo con i piedi per terra, perché diciamo che non ci interessa molto tipo la fama, soldi, tipo per divertirci. Se poi va. Avete preparato qualcosa di vostro adesso? Avete scritto della musica? Sì. Abbiamo fatto molti pezzi già. Ora vediamo in base al tempo, oppure ci regoliamo su quale pezzo fare. Vabbè, questa sera, ma in generale quante ne avete? Sui 10. Già avete 10 pezzi, insomma. 10 pezzi, sì, sì. Ragazzi, io naturalmente vi faccio sempre un in bocca al lupo. Andiamo avanti, il tuo nome? Diego. Diego, da dove vieni? Palizzi Marina. Palizzi Marina, quindi Palizzi, Reggio, Melito. Come vi siete ritrovati? Diciamo che prima io ho conosciuto loro due, e poi a una festa abbiamo conosciuto Giuseppe, che io già conoscevo essendo del mio stesso paese, però abbiamo scoperto che la sua passione era uguale alla nostra, e allora abbiamo deciso di formare questo gruppo e di mettere insieme le nostre abilità per poi pian piano andare avanti. Ecco, voglio dire, adesso state facendo, insomma, vi state facendo conoscere sicuramente, ma avete bisogno di qualcuno che vi dirige, qualcuno che vi dà un aiuto, insomma, perché sai, da soli sì, si è bravi, però per farvi crescere avete già programmato qualcosa, avete già qualcuno che vi sta dietro? Per adesso no, però a mio parere le nostre abilità pian piano si evolveranno nel tempo. Adesso l'unica cosa che ci servirebbe è comunque avere non una persona che dirige il gruppo, più che altro una persona che ci sa gestire nelle serate, magari anche una quinta persona che possa ascoltare i nostri pezzi per dare il suo paragone. Certo, bravo, soprattutto un manager, bravo. Ecco, non abbiamo detto il nome del gruppo. South Blood Crew. Spieghiamolo. In italiano vuol dire sangue del sud, perché diciamo che alla fine, anche se magari viene criticata la Calabria per lavoro, per cose, per me, diciamo che il sud per noi è tutto. Un giorno, se poi andiamo avanti, sicuro in Calabria non possiamo stare, perché diciamo che non ci sono gli attrezzi, gli studi, questo, però la Calabria è la Calabria. È un genere limitato in Calabria, il rap. Sì, il rap sì, è un genere limitato. Comunque, ragazzi, non bisogna mai demordere, andare avanti, le difficoltà ce ne saranno tante sicuramente, quindi dovete aiutarvi tra di voi, farvi aiutare e consigliare soprattutto da chi ha più esperienza. E non mollare mai, soprattutto. Non mollare mai, certo. Senti, cosa avete preparato questa sera?
delle sorprese. Delle sorprese, quindi ecco, guarda, siccome poi il video lo vedranno tanti, tanti ragazzi, soprattutto giovani, cosa volete dire ai giovani? Di seguirci su Facebook e YouTube. La morale è che se credete davvero in qualcosa non dovete limitarvi né dal posto né da come vi sentite, dovete andare avanti e portare avanti le passioni come abbiamo fatto noi, e ora stiamo pian piano raccogliendo i frutti della nostra fatica e del nostro sudore. No, avete una pagina, un qualcosa dove vi possono seguire? Sì, pagina Facebook. Pagina Facebook com'è? Sound Blood Crew. Ah, ecco, come il titolo del gruppo. Insomma, abbiamo visto anche qualche video vostro, ma li fate voi da soli? Tutto noi. Per adesso basi. Adesso abbiamo. Ho cercato io qualcuno che ci potrebbe fare, diciamo, da regista. Adesso se ne stiamo parlando e stiamo vedendo se poi alla fine ci può aiutare nel comporre questi video che non sono, diciamo, molto professionali. Vabbè, insomma, però ci state provando. Stiamo andando avanti e speriamo che vada tutto bene. Già per noi è un buon punto, essendo che è solo da 4 mesi che facciamo, diciamo, che facciamo canzoni, quindi già siamo vicini ai 10.000 su YouTube, Facebook, bene o male siamo seguiti. Diciamo che le persone che ci seguono per ora ci sono, non bastano mai, però ci sono. Vabbè, certo, uno vorrebbe sempre che ci fosse chissà che. Comunque, piano piano, una piccola mano ve la diamo anche noi di Merito TV. Grazie, vi ringraziamo per questa opportunità. Ragazzi, io vi faccio in bocca al lupo, adesso dovete fare delle prove. Ultima cosa, volevamo ringraziare soprattutto chi ci ha permesso di fare questa serata, gli organizzatori di questa sagra, perché per noi è molto importante. Vabbè, noi vi filmiamo anche questa sera. Va bene, in bocca al lupo, ragazzi. Allora, ripetiamo il nome: Giuseppe, in arte Joel. Joel, ecco, c'è anche il nome d'arte. Davide, in arte Dober. Carmelo Foti, in arte Ravaz. Diego, in arte Ade. L'ultima cosa: in arte perché questi nomi particolari? Il mio perché io mi chiamo Autolitano Diego Emanuele e le prime lettere formano il nome Ade, che è il nome di un dio, il dio dell'Ade greco. Perché a me piace il nome Ravaz, quindi ho deciso mi chiamo Ravaz. Io, oltre alla passione per il rap, ho anche la passione per i cani soprattutto, e il mio cane preferito è sempre stato il Doberman. Siccome ne ho sempre avuti un sacco di sti cani, ho deciso di chiamarmi così. Bene, bravo, bravo. Le iniziali del mio nome e del mio cognome. In inglese Giuseppe Joseph trattino il cognome R, quindi. Bene, ragazzi. Finito il tutto. Bravi, vedo che siete dei ragazzi tranquilli, non vi montate la testa, in bocca al lupo, e sentiamo adesso il pezzo che ci proponete, ok? Ok, ciao, a dopo. Ciao. Questa la dedichiamo alla Calabria. Suona tranquilla, vai ad Africo, San Luco per stiparti. Hanno un nuovo armadio pronto per stiparti. Anche leoni da metro sono scappati, perché il cugino dell'amico ha chiamato anche i cognati. Per fare ste rime, frate, ci esco pazzo, ma da buon calabrese non mi va di fare un cazzo. E allora da sopra un divano sollazzo, bestemmio quando penso, adesso mi alzo. Da cittadino scopro che anche il sud si evolve. Qua non valli niente se non riunisci le folle. Un ideale fuori moda, dicono sei folle. Premo l'acceleratore ma la marcia è a folle. Presto trasi a chiesa, cubatri canta missa. Cupista tutta una rissa, gente poi si fissa. Ma strizza l'occhio aguzza sta vista. Tanto sappiamo che non sei una delizia. Senti ste rime ci rimani in fissa, ca tutti ci astimano ma domenica vanno a missa. E o vegna a vostra festa, giusto nutri sette e un panino. Ma finimo mio primo e 7:30 du mattino. Ca strada è sicura, non c'è niente fari. C'è nu problemi te comuni e nu tu voli parrari. Mi malai dotturi, chi doluri, ma cu'è? Mi dispiaci, o dotturi non c'è.
e senti sti figlioli cindafutti scacanti. Ormai a 12 anni si sentono tutti randi, mi danno i consigli, ci dissi che ne voglio, e voglio un lavoro e mi penso portafoglio. Ca tanti manifestazioni a un di parrame e di cibo, ma tanto alla fine l'ospedale tu chiudiro. E un indifutto e parro stesso e in cemento faccio i nomi, non facite mi fai fissa, vu parrate a gente mori. La Calabria è casa mia, casa nostra, apri gli occhi e troverai la risposta, ma non troverai di chi è la colpa. Noi viviamo questo e il micro lo riporta, siamo terroni ma uniti come corda. Loro benvenuti al nord e chiudono la porta, non parliamo d'onestà perché ormai è morta. Noi viviamo questo e il micro lo riporta. Aspirazione davvero artista, aspiro l'aria calabrese e la miglior sizza. Sadizia e surpizzati, tu mangi di la pizza, mentre lo zio di Platì è a Cosenza che mi vizia. Dici che pipicciuli non esiste amicizia, non c'è lavoro ma c'è la furbizia. Passeggiando sopra la mundizia, non faccio che deve fare nemmeno la giustizia. Infatti diciamo che la trovo un po' ingiustizia, ma per fortuna siamo un popolo di nutritizia. Cusangudu porco facci maliquirizia, per la ricetta vai di Gummari Patrizia. Entro dentro casa e la sua storia già inizia, ci racconta della vecchia pastorizia, di quando la felicità era natalizia, quando con un crapetto campavi tutta la famiglia. Da stamattino piscaturi carizza se riba, si cala barche pisca, i campano figli e una figlia. Son punti si parla di quando calauta briscola, la vita ne arredo ma lo metta ancora sacra come un tacchiesa l'epistola. Non arredo mitica, WhatsApp compa, mi spiaggio mare e nulordi, usa bimu già, vai tra, 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 tra. MKA così io paio scarruccao, i mari senza denti, capastina, olio e dodo. Cado e mi ciucchi, muzza ciucciu, perché a strada è rutta. Ca invece cangini così, io con una padrone e surta. Il tacco non sei paesi, ma ero stesso un bravo. Andrangheta da più organizzazioni di Stato e di tutta l'ONU. Va buono va, you don't understand me, pardon moi fra, se mischio tutto sto slang. Sì. Under the rain, the train che passa diretto, nu pochi verità tadissi mentre mi diletto cu dialetto. La Calabria è casa mia, casa nostra, apri gli occhi e troverai la risposta, ma non troverai di chi è la colpa. Noi viviamo questo e il micro lo riporta, siamo terroni ma uniti come corda. Loro benvenuti al nord e chiudono la porta, non parliamo d'onestà perché ormai è morta. Noi viviamo questo e il micro lo riporta. Su su su, grazie a tutti. Volevamo ringraziare l'organizzazione di questa serata per averci permesso questa grande opportunità di poter salire sul palco e aprire questo gran concerto. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Inizierei subito con un applauso a tutta questa piazza veramente eccezionale. Come ogni anno vi riconfermate, siete sempre di più e sempre più belli. La sesta edizione della Sagra du Pipichino. Noi iniziamo subito con i ringraziamenti, quelli doverosi, prima di dare spazio a questa tarantella, a questa musica travolgente. Quindi iniziamo con ringraziare per questa Sagra du Pipichino 2017 gli sponsor ufficiali. Ringraziamo i supermercati Simpli di Melito Portosalvo. Inoltre il comitato ringrazia anche i seguenti sponsor. L'arte della pesca di Mario Moscato, via Berlinguer, Melito Portosalvo. Il laghetto via Pantano, Saline Ioniche. Stil dolce via Nazionale, Melito Portosalvo. Macelleria Giorgia, via Sbarre, Melito Portosalvo. Panificio Fratelli Romeo, via Rizzo, Melito Portosalvo. Ingrosso e dettaglio, bibite di Foti Giovanni, via Nazionale, Melito Portosalvo. Clivia Profumi, via Melito, via Portosalvo, a Melito di Portosalvo. Onoranze funebri Chilà a Lembo di Melito Portosalvo. L'angolo della carne di Benedetto Giuseppe ad Annà di Melito Portosalvo. Pizzeria Number One Annà di Melito Portosalvo. Azienda agricola Fratelli Minniti via Musa a Melito.
Camping Stella Marina, Melito Porto Salvo. Quattro Zampe, via Sbarre, Melito Porto Salvo. Servizi funebri Giovanni Foti, Corso Garibaldi, Melito Porto Salvo. Ringraziamo inoltre Agora Pizzeria, ristorante di Condofuri Marina. Ringraziamo Costruzioni Misur di Giovanni Minniti, via Peppino Surfaro, Melito Porto Salvo. Giovanni Foti Abbigliamento, via Sbarre, Melito Porto Salvo. Ringraziamo anche l'Eden della Frutta, via Andrea Costa, Melito. Circolo Ricreativo Passatempo, via Peppino Surfaro, Melito Porto Salvo. Fiori e Piante di Giovanni Foti, Corso Garibaldi, Melito Porto Salvo. Tratteria L'Antica Ricetta, via Peripoli, Condofuri Marina. Inoltre ringraziamo la Caffetteria Marrari, via Largo Tiberio di Melito. Ingrosso Fratelli di Malaspina, via Roma, Melito Porto Salvo. Ingrosso Fiori di Fratelli Malaspina. Ringraziamo il caffè Tima di Bruno Marino, via Salinella, Condofuri Marina. Il camping La Zagara Anna di Melito Porto Salvo. Ringraziamo inoltre la sala giochi Planet Win, via Tenente Minicucci, Melito Porto Salvo. Si ringraziano Radio Studio 95, Melito TV e Telebova Marina per la collaborazione. Perfetto, i ringraziamenti sono fatti, è giusto ovviamente fare questo genere di intrattenimento iniziale per partire la serata, anche se durante il corso di questa manifestazione, di questa bella serata, ci saranno anche altri ringraziamenti dovuti ai rappresentanti del Comitato Musa che si sono impegnati per dar vita a questo bellissimo evento, e anche un rappresentante del Comune di Melito che ha organizzato insieme a noi e ha contribuito a creare tutto questo bellissimo spettacolo. E allora inviterei subito a salire sul palco Mimma e Giovanni, diamo loro spazio subito, eccoli, li vedo arrivare, perché c'è una premiazione da fare, una premiazione molto divertente e simpatica, perché dovete sapere che a Musa ci piace intrattenerci, ci piace divertirci, abbiamo creato anche un torneo di briscola, quindi è doveroso chiamare i vincitori di questo torneo di briscola. Tra l'altro mi hanno detto che vi siete fregati tutto, avete vinto tutto ragazzi, tutto quello che c'era da vincere. Invitiamo Giovanni e Mimma e poi ovviamente diamo inizio a questa serata, perché vedo la piazza bella piena e so che avete voglia di divertirvi e di ballare insieme a noi, per cui cerchiamo di stringere quei tempi e di dare subito il via a questa serata. Giovanni, ci sei? Mimma, forza! Qua siamo tutti di casa, per cui... Ok, Mimma, vieni qua. È vero che hai vinto tutto? Tutto. Parla un po' di questo torneo. E niente, è nato così per scherzo, mi ha detto iscriviti. Va bene. Però io so giocare a carte, lo dico, Brogiassi, dimmi che hai fatto qualche trucco. Mai. So giocare. Sa giocare, sai vincere. Sì. Dove è andato tuo marito? Giovanni. La coppia vincente. Dove sono andati? Siamo pronti a ballare? Io sono vincente. Tu sei vincente. Mamma mia, guarda. Vieni qua Giovanni, un applauso per loro due. Grazie a tutti. Ma è vero che avete vinto onestamente? Sì, sempre. Sì. Non ci sono dubbi. Non so imbrogliare, so giocare ma non so imbrogliare. Benissimo, perfetto così. Allora noi vi ringraziamo, facciamo salire Peppe subito per la premiazione. Peppe Iachino. Che si impegna, ci mette cuore e anima quest'uomo, ve lo posso assicurare perché lo vedo con i miei occhi, giorni e giorni interi a sudare sotto al sole, ti impegni per la sagra. E allora è per gli ospiti, un applauso ancora agli organizzatori e ai vincitori del torneo, e inizierei subito con l'invitare i cantanti, i musicisti, così partiamo con la musica. Ah, c'è la medaglia. Il più giovane. La medaglia più giovane. Fai vedere. Fai vedere la medaglia. Il giocatore, anche lui ha vinto a briscola. No, il più giovane giocatore. Per dire. Tanto per rimanere in famiglia, era il mio principe, il più piccolo del torneo. E ha vinto anche lui, perfetto, una squadra di vincenti. Grazie. Perfetto, grazie a tutti. E allora, inizierei, visto che sono in tanti, a chiamare, ad invitare i ragazzi, i Namaste, si chiamano così, è un progetto creato da Giovanni Tripodi in collaborazione con Gaetano Sapone. Sono in tanti ragazzi che inviterei a salire pian piano sul palco. Ragazzi? Eccoli qui. Anche perché sono in molti, devono prendere le loro postazioni. Tra l'altro mi hanno anticipato i ragazzi che stasera ci saranno due ospiti d'eccezione.
ci saranno Peppe Stilo e Nino Triolo, che sono due professionisti della tarantella. Questi ragazzi si esibiranno stasera mostrandoci il loro talento, sapranno sicuramente intrattenerci con la loro musica travolgente, la loro tarantella alternativa. Si esibiranno manifestando il loro talento con delle cover, mi dicevano, e anche dei pezzi vostri, per cui siete anche cantautori, compositori, un po' tutto, dai, non ci facciamo mancare niente. E allora, chi è uno dei leader qua del gruppo che vuole spendere qualche parola? Sei tu? Tu? Vuoi non parlare? Gaetano? No. Vabbè, dai, non vuole parlare nessuno, però... E dov'è? Giovanni? Ok, sale dopo. Allora diamo inizio subito alla vostra musica, siete pronti? Ok, li accogliamo con un applauso, signore e signori, a Musa per la sesta sagra Dupi Pichino in Namaste. Buon divertimento! E questa mi sembra doveroso dedicarla a tutte le donne in primis, ma questa sera alle donne di Musa, che io l'altra sera sono stato qui e ho visto il duro lavoro che hanno fatto per fare tutti sti pipichini. Per voi, per la gente, questo è per voi, alle donne di Musa. Ciao Mimma! E voglio un applauso da parte di tutto il pubblico a queste donne. Figliola bella e apri e su barconi, che sciavora di rosi e di gerani. Se non ti vi perdo, io la ragioni, e per ti a me vice servo di Ludogani, per ti a me vice servo di Ludogani. Come sono i bibi? Buoni, buonissimi. Buoni? Buonissimi. Da dove venite? Io sono il Polistena. Polistena, ah, come mai da Polistena? Andai un cognato. Eccolo. Ciao, buonasera. Bene, tutto a posto. Mi hai fatto venire qua a Musa. Certo, vedi te, va. Sono venuti, ma non da Polistena proprio, da Polistena, da Osta fino a Musa. Fino a Musa, ma siamo andati lì. Certo, va. Bene, grazie. Molto piacere, grazie a tutti questi che riescono a farci fare questa bella festa e comunque che approfittiamo un po' tutti. Questa è la sesta edizione, quante è bellissima cosa. Quante edizioni? Ma fino a 100 anni, sei? No, tu. Sesta, io sono qua, sei. 6 anni. Più 100 anni, ma più 100 anni noi, 100 anni tutti quelli che vengono comunque. Grazie, buona continuazione. Ciao. Ti disturbi. Mangiamo. Grazie di questa serata. Grazie mille. Come sono i pipi? Buonissimi, un ricordo di gioventù, favolosi, proprio da arrostiti sanno. Belli, buonissimi, grazie. Grazie a voi, grazie. Buonasera. Come va? Come in macchina siamo andati. Sì, lo so. Siamo venuti in macchina. In macchina. Ma i pipi? I pipi erano chini. Buoni. Ci mancavano un poco, ma poi come siamo noi? Di fantasia. Erano buoni. Noi erano sonno. Perché se è possibile un altro giro me lo faccio. Ce lo facciamo, dai. Ma un altro, perché ne ho mangiato malappena 30. 30 fino adesso. No. Fino a stanotte. Grazie. Prego. Grazie. Grazie.